canzone ci permette di riallacciarci a Fabio Montale, che è il protagonista dei film di Izzo, di cui ci parlavi prima. Perché ti piacciono? Anche dei libri, soprattutto dei libri, sì, più che dei film. Poi insomma dai libri sono stati tratti. Sì, certo, dai libri la base dei film, certo. Beh, Fabio Montale è un mito assoluto. l'amico che avrei voluto avere. Perché è un personaggio, intanto esce dalla penna geniale di Zo, come raccontavo all'inizio, ed è un personaggio particolare, pieno di malinconia, perché è sempre pieno di malinconia, ma nello stesso tempo capace di combattere con forza le ingiustizie che lo circondano. E tutta la trilogia, insomma, di Zo, che poi si ispira a questo personaggio strepitoso, pieno di riferimenti anche alla cultura italiana, perché insomma Zo è figlio di emigranti italiani, campani per la verità. Non italiani, campani. Campani. No, campani. Campani. Precisiamo. Che arrivano lì appunto a Marsiglia per lavorare, nasce a Marsiglia naturalmente Izzo, e però insomma quella cultura che è del sud del mondo, voglio dire, mediterranea, che è fatta di mescola, quasi di un sincretismo culturale, lo ritroviamo pari pari nel personaggio appunto di Montale, grazie al quale ho bevuto per esempio il mio primo Lagavulin. Bene. Perché Montale è un insomma un bevitore, per la verità un po' eccessivo. Vabbè, uno assaggia, prova. Di Lagavulin e mi è anche, insomma, come molte cose che poi sono accadute nella mia vita, la curiosità mi è venuta dal libro. Sperimentare, certo. È diventato poi il mio whisky preferito, il Lagavulin, insomma, quindi anche qui. Però davvero un personaggio molto molto interessante, pieno di sfaccettature, malinconico ma non depresso. Quindi con la forza comunque di opporsi a, come dicevo prima, alle ingiustizie, alla criminalità, perché poi il racconto di Marsiglia è un racconto molto vivo, denso, molto vero, insomma, mi viene da dire. Certo. Quindi Marsiglia è una città certamente piena di tutte le cose che dicevo, ma anche piena di gang criminali, di personaggi che vivono ai margini, di esclusi, e Fabio Montale si muove in tutte queste contraddizioni con una abilità, insomma, che la penna di Zo racconta in maniera, devo dire, è incredibile. Che bella descrizione che hai fatto. Beh, ritornare su te. Voglia di assaggiare, sì, questo whisky, insomma. Ve lo consiglio. Ho capito solo il whisky di tutta la cosa. Sì, è così. Vabbè.